Ciao, sono Maurizio. Oggi metto in rete un filmato un po' diverso dal solito. La volta scorsa ho messo un video su Mennea. Questa volta pubblico uno Zadankai fatto sulla base di quel video. Mi scuso se l'audio all'inizio non si sente granché bene, ma dopo poco migliora. Quindi consiglio a chi non avesse visto il filmato su Mennea, prima di guardare questo filmato, di guardarsi prima quello. Buona visione. Siamoci Cari, così. buonasera, cari. Buonasera, Mori. Allora, siccome siamo 16 e dico 16, ci sarà sicuramente problemi poi di casini audio. Quindi cosa facciamo? Il meeting funzionerà così. Si parte con un filmato. Guardiamo tutto il filmato. Poi si comincerà a commentare il filmato, ognuno dirà quello che ci ha visto, quello che mi è venuto da pensare. Allora, ora vi zittisco tutti, si guarda il filmato e poi riapro le danze. Tanta roba. Lezioni di vita. Grazie Maurizio. Grazie. Bello. Bello, Bello davvero. Dici Daniela, te c'hai la faccia di una che vuole dire qualcosa. Sì. Oh, vado. Allora, mi colpiscono diverse cose di questo video, che lo trovo profondamente connesso con il buddismo. Mennea dice: mi allenavo 5-6 ore al giorno, e dice oggi mi allenerei 11 ore al giorno, no? L'ho paragonato un pochino al nostro daimo, soprattutto quello di questo momento storico. Altro punto importante: la superficialità non porta a niente. Se non lavori, non arrivi. Mi sembra assolutamente, se non ci impegniamo, se non tiriamo fuori il coraggio, non possiamo arrivare. E poi quattro punti. Che cita in maniera particolare passione, cuore, amore e credere in se stessi, e con l'Ishinen, con l'obiettivo sempre di migliorarsi ogni giorno. Questo mi ha colpito in maniera particolare, e essenzialmente questo. Poi, mentre stasera sfogliavo la newsletter, mi è caduto lo sguardo sullo spirito di non arrendersi mai, che è la prima pagina della nuova newsletter. Volevo leggere quello che Daisaku Ikeda ha scritto all'età di 22 anni, quando, insomma, c'è stata a quel tempo in Giappone una profonda crisi. Lui ha scritto una poesia che gli ha dato molta, molta, come dire, forza, lotte e difficoltà. In mezzo a loro svilupperai la tua vera umanità. Scusate la lettura. In mezzo a loro forgerai una volontà di ferro. In mezzo a loro conoscerai le vere lacrime. In mezzo a loro saprai che lì si trova la rivoluzione umana. Questo, ok? Grazie. Finito. Grazie, bellissima questa Grazie, poesia. Grazie. Ciò che anche lui ha sempre detto al momento che ha avuto, diciamo, dopo l'uscita di Toda, che lui ha sempre portato avanti anche questo concetto. Quando Toda comunque stava attraversando il pieno della sua vita. Ah,
Vincenzo, ho visto che prima era partito per esprimere un concetto, quello di imparare dai propri fallimenti. Ma aspetta, aspetta. Vai. Cioè, è un bellissimo filmato, soprattutto quando, secondo me, quando dice che uno deve imparare dalle proprie sconfitte nella vita, dai propri fallimenti. Quello che diceva Pietro Mennea. È una cosa che mi ha colpito, una cosa abbastanza difficile, secondo me, però molto in tema anche con il buddismo. Cioè, che uno impara non soltanto dalle vittorie. Se lui non avesse vinto nel 1900, se non avesse perso, fosse arrivato quarto nel 1976, forse non avrebbe avuto l'input per poi poter vincere di più gli anni dopo. Questa è la cosa che mi ha colpito di più. No, che fra l'altro io ho trovato molto bello. Penso sia anche la cosa più difficile, Se vuoi, il proseguo che ha detto, cioè al di là del fallimento, prenderlo come occasione di crescita, che è un po' quello che nel buddismo si dice tutte le volte, no? Ma è bello, penso, anche il fatto che il fallimento deve esserci, cioè se non hai mai fallito non sarai mai un vincitore. Senza il fallimento ti mancherà comunque sempre una parte che ti serve, che ti è indispensabile poi arrivare all'essere un campione. Giusto, giusto. Potete commentare, Siete al microfono libero. Non fa una grinza. Infatti, da sconfitti sono ripartito. Dani, ti si sente malissimo. Sì. Si sente male? No, citavo Mennea, a un certo punto, dalla sconfitta sono ripartito. È proprio il mio viaggio è continuato fallimento, dal fallimento poi storia. Il succo era questo, e questo era piaciuto molto. Allora, ora rizzittisco tutti perché vedo una fantolina bionda. Che sono convinto abbia voglia di dire qualcosa. Laurina? No, Samantha. Io? Eccola, non l'avevo vista. Ciao, ma Sam. Connessione. Che sta facendo? Vai, Sam, è la voce solo te. No, vabbè, anche a me, come ha detto Vincenzo, quando ho sentito la prima volta questo video, quello mi ha colpito anche a me, è stato... Infatti ho ripreso col mio quadernino il fallimento, visto appunto come occasione di crescita e di miglioramento continuo, no? Quindi alla fine, così, il fallimento come visto come esperienza e quindi come continua evoluzione per crescere. Un'altra cosa che diciamo mi ha colpito, anche io mi ero fatto tutta la scaletta, gelosa, mi avevano colpito perché erano tantissime. Quando lui dice che non bisogna aver paura di superare i propri limiti e anche di, aspettate qual era il punto, di risolvere subito i problemi quando ce li troviamo di fronte, no? E questo a me mi ha ricordato cioè all'interno della nostra pratica, cioè è l'ABC, perché quando si manifesta un problema cerchiamo comunque sempre di aggirarlo, comunque, perché noi non siamo in stile Baccetti, questo è i Baccetti e riprende subito di petto, è lo stile Baccetti, noi ci si mette un po' più così. E quindi niente, no, questo me l'ha rinfrescato e mi è piaciuto tanto, è stato tra uno dei punti che mi è piaciuto di più, perché affrontare subito il problema quando si mostra, quando si vede, il non aver paura del problema in sé per sé, perché anche quello appunto è visto un'occasione di crescita e niente, che rientra anche alla fine con il vincere su se stessi, cioè ce ne sono tantissimi spunti, quindi metterli tutti insieme è difficile, comunque quello mi ha colpito anche a me è questa cosa qui. Ad alzata di mano chi è il prossimo?
Guarda, gli avevo dato l'audio ancora prima, me lo sentivo. Prego, bacio. Sì, anche a me più di tutto mi ha colpito la cosa del fallimento, perché io ho la tendenza che quando fa un fallimento mi butto parecchio giù, non ho quella reazione che ha avuto lui. Infatti mi ha fatto riflettere, perché ha detto è indispensabile, rinquadrandolo in quel modo lì, è vero, e mi fermo un po' prima perché ho questa tendenza a accusare, diciamo, via, no? Poi un'altra cosa mi ha colpito, ha detto anche Samantha, di risolvere subito i problemi, che una volta ci dicevano all'inizio della pratica, che più si aspetta più diventano grossi, effettivamente. Lui riporta pari pari. E poi un'altra cosa mi ha colpito, lui parla di allenamento, non parla mai di come sta, se sta bene, se sta male, l'umore. Lui dice tutti i giorni, 5 ore, non ammetto neanche il fatto di come sta interiormente, probabilmente lo mette in secondo piano all'allenamento, e probabilmente bisogna fare così per arrivare ai risultati. Al di là di come si sta, bisogna agire. Basta, io questa cosa. Te, Sandra, ci vuoi dire qualcosa? Alza la manina se vuoi dire qualcosa. Ci provo. No, è bellissimo il video, mi ha colpito parecchio quando dice bisogna porsi un obiettivo e lavorare con sacrificio e anche con passione, con cuore, per arrivare a quell'obiettivo. E non importa se per arrivare via via ci sono degli sbagli, degli errori, dei fallimenti, servono come esperienza per migliorarsi e per lavorare meglio per raggiungere l'obiettivo che uno si è prefisso. Ecco, però l'obiettivo ci vuole sempre. Passione, cuore e obiettivo. Ecco, tutto qui sintetizzato. E non ultimo, tanta voglia di lavorare. E tanta voglia di lavorare, quella si salta mi addosso. Comunque sì, no, ci vuole anche tanta costanza, ci vuole costanza e lavoro. Comunque bellissimo video, sì, mi è piaciuto tanto, grazie. Allora, dei cuccioli, visto che sono stati, cioè uno è stato e una è ancora sportivi, chi è per alzata di mano che vuole parlare per primo? Ok, prego Laura. Allora, chiediamo una cosa, io sportiva purtroppo non lo sono più da un po' di tempo ormai, perché ho avuto dei problemi che mi hanno impedito di continuare questo percorso. E, però parlando da ex sportiva posso dire che è vero, l'allenamento è fondamentale e la costanza è, penso, una cosa ancora più importante, perché devo dire che dopo anni di allenamento, diciamo che, allora, ho avuto dei momenti in cui avrei voluto smettere, perché non avevo risultati e non riuscivo più ad andare avanti nelle competizioni, anche se non erano a livello agonistico. Però ho voluto comunque proseguire, perché sapevo che potevo farcela ugualmente. E infatti dopo altri 3 o 4 anni di allenamento sono riuscita a inserirmi in questo ambito, nell'ambito sportivo, e avevo raggiunto degli obiettivi abbastanza buoni. Infatti ero spesso chiamata a fare gare. Scusa Laura, siccome poi questo video potrebbe andare in Mondovisione, te cosa facevi come sport? Atletica leggera. Però era a livello agonistico, quindi non ero focalizzata su un solo
una sola specialità, quindi l'ho affrontato un po' tutte, dal salto in lungo alla velocità a mezzo fondo. E allenandomi con costanza sono riuscita più o meno a raggiungere un ottimo risultato un po' in tutte le specialità. E perdendo anche solo pochi mesi di allenamento ho sentito molto il peso del quando sono rientrata di non di come si può dire ho sentito molto la mancanza di dell'allenamento perso. E quindi sì, sono d'accordo con quello che ci ha detto Mennea della costanza dell'allenamento e anche del fatto di riprendersi dagli errori e dai fallimenti, perché sono fondamentali per capire dove migliorare e cosa è sbagliato. E tuttora sto cercando di risollevarmi da questo errore che ho fatto più volte in passato, ma che stavolta è più duro da affrontare. E niente. Ma allora, a parte il fatto, intanto mi complimento perché forse a te Zoom ti fa bene, perché non ti ho mai sentito parlare così. Quando c'è distanza, quindi sei felice, ok. Vorrei dire che quando siamo a farlo al Torre Preziosa, al meeting, ti mettiamo in un'altra stanza e ti si telefona. Allora, passiamo la parola anche al buffo uomo che si sta mascherando sotto. Nel tentativo di... No, comunque volevo dire, a proposito del video, la cosa che mi ha impressionato di più è quanto lui avesse chiaro l'obiettivo, quello che l'avrebbe effettivamente reso realizzato, perché solo così lui riusciva a dare, secondo me, un senso al sacrificio e riusciva a vedere anche, prima cosa, quali sacrifici fare e poi vedere quello come sacrificio necessario per arrivare al dunque. E poi il fatto anche di... che se non sei il primo a credere in te stesso, difficilmente qualcun altro crederà in te. Tant'è vero che lui, il Mennea, l'idolo, cioè uno degli idoli dell'atletica leggera, all'inizio nessuno gli dava un euro. Quindi, e poi anche lì, la facilità con cui si è posto un grande obiettivo, cioè è facile dire io non ci provo perché questo obiettivo è per pochi predestinati. Ma finché non ci provi, tu non sai se effettivamente fai parte di quel predestinato o no. E questo è. Grazie. Bello. Allora, io sto andando in ordine in maniera ecumenica delle finestre che vedo sul mio video, quindi nessuno me ne voglia. Tantomeno il buon Luca... Buonasera a tutti. No, il video mi è piaciuto molto. Il fatto, la cosa che mi ha colpito più di tutti è la sincerità e la tranquillità che lui con cui si esprimeva. Sostanzialmente poi le cose sono anche molto complicate, difficili, anche particolari da dover esprimere tanti concetti, però lui la sua semplicità, il suo modo libero di esprimersi le rendeva veramente semplice a tutti. E è la cosa che mi ha colpito di più, nel senso che tutti ci possiamo riuscire, che tutti possiamo fare, diventare importanti, basta crederci, basta credere in noi stessi, come avete detto anche voi, e poi sacrificio, tutto quello che riguarda il duro lavoro passa attraverso credere di noi stessi, e così. Ma ha trasmesso questo. Non ti sento più. È perché mi ero autochetato. Andando avanti,
ci troviamo la nostra Ilaria. Allora, io devo dire che avevo visto questo video qualche giorno fa, la settimana scorsa. Stai barando? No, l'avevo rivisto la settimana scorsa. Appunto, loro l'hanno visto ora, quindi te ti gratifichi del fatto che conosci chi ha messo il video online. No, allora, l'avevo visto tempo fa, ok, questo video, perché era già in programma da un po' di farci questo meeting. Quando l'avevo visto prima di tutta la situazione che stiamo vivendo in questo momento, avevo visto tutta una serie di cose in questo video che, vedendolo stasera, ne ho viste completamente altre, proprio in virtù della situazione che stiamo vivendo in questi giorni. E quindi vorrei semplicemente parlare delle cose che mi hanno colpito riguardo la mia vita, che mi ha suscitato questo video, perché Mennea, quando dice che in realtà, insomma, se non si lavora veramente tanto, cioè per parlare proprio spiccio, se non ci si fa un gran mazzo, i risultati non si ottengono. Questa cosa prima mi era passata un po' più in secondo piano, sì, mi sembra ovvio che bisogna impegnarsi. Allora, io, in virtù delle ultime novità, diciamo, che ci sono state nella nostra vita in questi giorni, non per ultimo il provvedimento di chiusura che è stato dato improvvisamente per tutte le imprese, non vi nego che sabato sera, quando hanno dato il provvedimento di chiusura per le imprese, il mio primo stato d'animo è stato lo sconforto, se non che una lamentela interiore del tipo: ma porca e po' miseria, no? Cioè, i miei genitori hanno gestito questa azienda insieme per 50 anni e un evento straordinario in questo modo non era mai capitato, no? Neanche un virus piccolino. Ma nemmeno un'influenza, no? Cioè, nel senso, non ci sono state crisi economiche, cioè, non ci sono state, cioè, no, persino oltre alla crisi economica, il coronavirus, no? Ora che mi trovo a dover gestire questa azienda da sola, che i miei genitori sono anziani, quindi in questo momento non possono neanche entrare in azienda perché hanno quasi 80 anni, quindi sono a rischio, e io mi trovo sola a gestire l'azienda, a dover gestire questo momento straordinario, da non sapere come fa per la chiusura, per cercare di avere le casse integrazioni per tutti i dipendenti, avendo il bambino a casa che se non ci sono io non fai compiti, un manicomio praticamente. Sì, che c'è, cioè, lì per lì sabato sera veramente avevo di ma porca e po' miseria, cioè, ma sarà possibile, no? Guardando questo video mi sono fermata un attimino a pensare a questa cosa e l'obiettivo, e mi sono detta: Ilaria, ma te in realtà quali sono gli obiettivi per cui te reciti tutti i giorni, no? Per portare avanti, uno degli obiettivi è per portare avanti questa azienda come hanno fatto, e forse anche meglio di come hanno fatto i miei genitori per tutti questi anni. Io mi sono detta, cioè, veramente ho sentito, sentendo Mennea, ho sentito dentro di me la gratitudine. E mi sono detta, cioè, Ilaria, questa è veramente l'occasione per lavorare sodo per i suoi obiettivi. Cioè, nel senso, fino ad ora forse si è scherzato, nel senso, mi sembrava anche di lavorare tanto, ma forse fino ad ora si è scherzato. Cioè, questo è il momento di lavorare duro, a testa bassa, per portare avanti con le azioni gli obiettivi che in tutto questo tempo te hai portato avanti, con l'impegno, sì, col Daimo, con tutto quanto. Ora questa è l'occasione, no? Per impegnarsi ancora di più in questo obiettivo. Quindi, veramente, a me questo video mi ha portato un senso di gratitudine e mi ha fatto vedere la situazione che stiamo vivendo in questo momento tutta da un'altra ottica, no? Cioè, e mi sono quasi vergognata della mia lamentela. Per fortuna, devo dire che una persona che mi ha sempre seguito nella pratica in questi giorni, appena mi ha sentito il minimo lamento, mi ha detto: ehi, non è il momento di lamentarsi, questo è il momento di darsi da fare. E quindi, diciamo che da domenica mattina mi sono resettata e domenica pomeriggio sono andata a lavorare sodo per mettere a posto questa situazione. Però davvero devo dire che... A te che conosci queste persone sagge. Sì, qualcuna c'è, veramente, ne sono infinitamente grata di avere queste persone intorno. E quindi, ecco, davvero, ho sentito da questo video di Mennea, ho sentito la gratitudine, perché ho capito che davvero non c'è assolutamente niente di cui lamentarsi, che in realtà sono fortunata, probabilmente, anche quando arrivo la sera stanca, perché ho lavorato tanto durante il giorno e perché mi trovo a affrontare questa situazione col bimbo a casa, da sola e tutto, sono fortunata, perché in realtà i miei obiettivi sono proprio questi.
cioè i miei obiettivi sono di riuscire bene nel lavoro, di riuscire bene come madre, quindi cioè, di cosa mi stavo lamentando io, no? Questo è il momento per impegnarsi, è come per un atleta quando si è allenato tanto ed è il momento di fare la gara, quindi questo è il momento di testa bassa e pedalare. E devo dire veramente questo video stasera mi ha illuminato in questo senso, quindi grazie infinite. Allora, vado zittendo l'Ilaria, poi ovviamente si riapre per poter dire ognuno la propria contestualmente. Rosa, ci vuoi dire qualcosa? Io la penso come Ilaria. Condividi, cioè ora che non c'è Paolo, condividi. Vado avanti o vuoi esprimere altri concetti? No. Allora, a ruota starebbe al signor De Vivo, se vuole dire qualcosa. Sapevo che sarebbe toccato a me prima o poi. Vabbè, sei pagato, quindi. Allora, purtroppo non sono riuscito a vedere tutto il video per vari problemi di connessione. Comunque lo troverai su YouTube, Da domani lo troverai su YouTube. Grazie. quello che posso dire è che anche in questo... Cioè, questo video... Ho rivisto tanto questa situazione, cioè la situazione di Mennea, cioè nell'allenarsi, nel superarsi ogni giorno. Ci rivedo tanto la situazione di adesso, perché ora come ora dobbiamo stringere i denti e galoppare fino a cercare una soluzione per tutti e per tutto. Anche perché se incominciamo ad arrenderci al magari il primo ostacolo, incomincia a diventare una cosa molto più pesante, non solo per noi, ma per tutte le persone che ci stanno intorno. Quindi bisognerebbe, come si può dire? Passatemi il termine. Cioè, passami il termine. Cioè, nel senso te lo devo dare. Non riesco a parlare, allora... Credo sì, tu stia parlando di resilienza, comunque, nella sostanza. Sì. E quindi, cioè, principalmente bisogna tirar fuori le unghie e far capire a tutti, non dobbiamo capire solo noi, ma bisognerebbe far capire a tutti il perché bisogna combattere, perché bisogna sempre darci un obiettivo sempre più grande. In questo caso l'obiettivo più grande è superare questo momento e fare in modo che tutto torni alla normalità, per modo di dire. Perché ci sono certe persone che ancora questa cosa non gli è chiara. Quindi, cioè, paragonandolo al video, lui si allenava per 5 ore, e aveva detto che se potesse tornare indietro si allenerebbe 8-9 ore. La stessa cosa l'ho rivista in questa situazione perché magari altro che incominciare più tardi, cioè magari incominciare piano piano questa situazione, nel far conoscere questa cosa e tutto quanto, doveva essere una cosa più istantanea e doveva arrivare molto prima. Cioè, quindi, niente, tutto qua. Sono stato un po' confuso, però. No, ma tra l'altro un concetto analogo, o comunque simile, l'ha espresso anche il Bonechi nell'intervento che ha fatto durante il meeting Uomini, cercando di sollecitare noi stessi in questo momento nel non pensare a cosa è il presente, perché se ti concentri sul presente è un casino. Cioè il presente chiaramente
rappresenta un sacco di problemi, non si può uscire, ditte che chiudono, mancata libertà, tutto quello che vuoi. Ma guardare il presente soprattutto per pensare a quello che poi sarà il nostro futuro, cioè darsi ora l'obiettivo di quello che sarà il nostro futuro. In questo momento possiamo effettivamente metterci qui e pensare a quello che vogliamo, perché questa epidemia, storicamente come ogni epidemia, finirà. Quando finirà, cosa vogliamo? Cioè, vogliamo essere state persone che si sono lamentate per tutto il periodo e il governo e chi porta fuori i cani e io ce l'ho con quelli che vanno a far spesa 6 volte il giorno, eccetera, 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 da buoni italiani, perché tutti più o meno si sta facendo così, chi verso qualcuno, chi verso altri, oppure vogliamo concentrarsi su quello che sarà ciò che accadrà nel momento in cui tutto questo finirà. Perché infatti venne fuori la battuta, no? Che io gli dissi a Davide Bonecchi, dicendogli: sì, ma qui se si continua così non si voleva fare 100.000 di qui a fine 2020. Le aspettative in questo momento sono: è già buono se si trova in 10.000, perché cioè, è una parabola che va a cadere. E lui mi ha detto, rispose a tutti: no, in questo momento piantiamo salde per terra quelle che saranno le radici che poi andranno a germogliare nel momento in cui finirà questa situazione. Pensiamo che quando questa situazione finirà, allora saremo 2 milioni. Perché quando potremo uscire, quando potremo parlare con le persone nuovamente, allora la determinazione che avremo a quel momento sarà quella che abbiamo costruito adesso. Comunque, ora ho un attimino divagato. Rimuto il signor Massimo De Vivo, do in scaletta la parola a Carmela, che sicuramente ci stupirà con le sue doti anche atletiche. Ma vabbè. Io, buonasera a tutti. Allora, il video che ho visto sinceramente mi ha colpito molto la perseveranza e il fatto che lui non si è mai arreso davanti a niente, anche se l'avevano, mi ci sono un po' rivista, diciamo, perché io sul lato del lavoro mi hanno sempre un po' messo in disparte, cioè considerata sempre, cioè mai considerata niente, però ho sempre cercato di dare il massimo. Occhio che questo video potrebbe essere reso pubblico, occhio a quello che dici. Non ho detto niente di particolare. Mettevo le mani avanti, vorrei che poi mi denunciassero anche. No, vabbè, io ho detto, cioè voglio dire, nel senso che, allora, il fatto dell'impegno e tutto mi ha colpito molto, perché ultimamente io mi sto sforzando di recitare molto di più di quello che facevo. Dice, sì, sei a casa, non fa niente. È vero, sono a casa, non fa niente, però ti deve venire da dentro la volontà, perché non è che te la puoi costruire con le mani, cioè ci devi credere fino in fondo. E questo mi ha colpito parecchio. Sono a posto, non dico più altro. Ora, è triste, ma purtroppo, per motivi di scaletta, Caneschi, mi dispiace per voi. Che devo dire? Allora, ora che hai fatto il tuo intervento... Grazie. Allora, di spunti ce ne sono tantissimi, ma non mi dilungo. È stato un video, non l'ho mai visto io. Veramente bellissimo. È banale dirlo, ma non ho altre parole per spiegare. Perché, fra altre cose, il video che mi ha colpito è stato, insomma, le immagini che ho
visto e le parole che ho sentito. Magari Paolo Bianchini le immagini non avrà viste, però io due cose mi hanno colpito, perché poi sono cose che vanno a istinto, e una, diciamo, un aneddoto mi ha colpito. L'aneddoto è stato quando dice, è una cavolata, perché comunque il video rappresenta tutto quello che i principi fondamentali del buddismo ci insegna: determinazione, cuore, passione, perseveranza. Ci insegna questo, e soprattutto fede, cioè fiducia in se stessi. Quello che mi ha colpito nella sua, alla fine, l'aneddoto quando diceva del mangiare, che era andato a questo evento ad Avellino, di questo convegno, in cui si aspettavano, chissà, avrà preso gli anabolizzanti per fare 19,72 oppure per vincere tutti questi record. No, lui mangiava come un disperato, perché mangiava lasagna, addirittura era 68 kg di rodaglia la bistecca. Questo non è l'alimentazione è importante in quei tipi di livelli di campioni, però è anche per come ci metti te, il tuo cuore, la tua passione. Puoi anche essere ligio al dovere a livello di alimentazione, essere non sgarrare mai ed essere una schiappa, no? E se fate caso, muto in mente una cosa, che i più grandi campioni, per esempio io un po' mi piace più il calcio, tipo Messi, tipo Maradona, i più grandi campioni erano, a vederli, erano mingherlini. Se fate caso, Maradona sarà un 65, cioè aveva 43 piede, ma era un campione, ma non perché solo lui, perché per quello che dimostrava, quello che faceva, quello che si metteva di passione. Poi le immagini che mi hanno colpito sono due. Una è stata quella quando, credo a Mosca, nella pista, lui ha vinto nella corsia numero 8, cioè praticamente la corsia più difficile di tutti, perché quella che deve stare più esterno di tutti, quindi deve fare più metri rispetto agli avversari. E gli avversari che c'aveva, i sette avversari che c'aveva, non sono avversari, sono tutti gente, sono arrivati in una finale. E quindi vuol dire, lì uno si può anche arrendere, cioè, io sono, non so, sono nella pista. Marco, scusa, muoviti poco perché sennò o ti tieni il microfono lontano, sennò gratti. Ok, lo faccio così. Diciamo che la corsia numero 8 è sempre la più difficile, perché questa è la più esterna di tutti. E quindi lui ha vinto una medaglia d'oro, se non sbaglio, nel 1980, proprio facendo una cosa più difficile. Ci ha messo tutto quello che aveva per poter vincere. È quello che dobbiamo fare noi in questi ultimi tempi. Perché quello che diceva Ilaria prima, mi trova concorde alla grande, a livello ovviamente di lavoro, a livello umano. Quello che sta succedendo è una cosa, un'ecatombe che io a 53 anni non pensavo di trovarmici, ma penso neanche voi, nessuno si è mai trovato in una situazione così. Però ci deve essere la determinazione profonda, la fede che tutto questo possa darci l'opportunità di capire cosa siamo noi. Perché lui diceva, va bene Maurizio, e ci disse a noi bonechi, a noi uomini, è non di farsi prestare al presente, ma pensare a un futuro. E il futuro ci deve dire, da qui si riparte, è banale, ma è così. È un tipo di ricostruzione di un terzo dopoguerra, faccio per dire. E un'altra immagine bellissima che ho visto, poi chiudo qui, e devo anche ringraziare una persona che sta qui in questo gruppo, è Musa, chi è? Ciao. Dopo apro il microfono anche a lei. Ci mancherebbe altro. L'ultima cosa che devo dire è l'immagine che ho visto. A un certo punto c'è un atleta, io mi ricordo questa immagine, che si strappa si strappa a metà gara e vuole comunque raggiungere lo stesso l'arrivo. Fate caso? E a un certo punto lui, soppicando, soffrendo, ce la fa, ma è anche aiutato da un'altra persona, se fate caso. E questa compensazione dice, no, dice, sicuramente è squalificato quella persona, quell'atleta, perché si è fatto aiutare. Non ci interessa, lui deve raggiungere lì. E allora questo vuol dire, ragazzi, che l'unione di noi ora, in questo momento, è importante. Io, perché dicevo prima, devo ringraziare una persona qui, perché quando c'è stato gli ultimi 350 edizioni straordinarie del nostro Premier Conte, che ci ha un po' massacrato con questi decreti, una delle ultime, diciamo, la chiusura di tutte le industrie, quelle non essenziali, eccetera, eccetera. Io a livello anche lavorativo, nell'indotto,
sono molto preoccupato, perché anch'io ho qualche azienda che può anche avere delle difficoltà. E c'è una persona, in questo punto non faccio il nome, che mi ha subito messaggiato, dice: stai calmo, Marco. E questa è una cosa che io non è che questa persona l'ho provocata, è lui che mi ha mandato un messaggio, perché aveva immaginato che io potessi reagire in qualche modo. E io ve lo giuro, sono andato davanti a Gondo 10 minuti per ringraziare Gondo e questa persona che mi ha fatto questo tipo di situazione, perché ha pensato a me. E ha pensato un momento che tutti ci siamo scoraggiati, ragazzi, diciamoci chiaro, cioè scoraggiati, si oscilla in questi momenti. Però sappiamo perfettamente che siamo tutti per tutti, siamo tutti noi, in gruppo, siamo Bodhisattva, siamo tutti uniti. Mi raccomando, l'unione fa la forza, non è una battuta, lo dico con il cuore in mano. E vi devo ringraziare tutti, che siamo tanti in questo caso, e questa persona, Bertanzo, ma è quella che a me non mi sta proprio simpatico per niente, che è questo con gli occhiali, e vi devo ringraziare tanto. Bacetti, smettila. Non vedo Bacetti. Comunque, grazie a tutti. Allora, da buon despota, silenzio un attimo, Marco, perché volevo lanciare, che siamo quasi a fine, una bomba sempre tematica sul filmato che abbiamo visto, che magari non gli si dà troppa importanza, però anche perché sono le prime parole che dice. Però a me mi garbava l'idea di buttare lì proprio una bomba e poi aprire tutti i microfoni, cioè proprio generare casino su questa affermazione. Mennea dice all'inizio, non è che lui ha esclusivamente pensato di voler diventare campione olimpico, campione del mondo, eccetera, eccetera. Lui si è dato l'obiettivo di diventare campione olimpico e di prendere una laurea. Cioè, per uno che comunque si allenava 5-6 ore al giorno, chi studia qui, può alzare la mano e dire: ci levi il dormire, ci levi il mangiare, ci levi 5-6 ore al giorno di allenamento quando studi. E lui l'ha fatto, è riuscito a portare in fondo entrambe le cose. Quindi a questo punto io apro in maniera violenta tutti i microfoni e mi garberebbe sentire cosa ne pensate voi di questa cosa. Volere e potere. Il coraggio e fede. E andando così con il coraggio e il cuore di leone. Di più, più casino voglio. Una parentesi, se Massimo ci lascia è perché c'è un problema di routering sul telefono che sta ladrando, quindi purtroppo sarà così. Ecco, a un certo punto lo vedremo sparire, vogliamogli bene e salutiamolo già da adesso. Ciao Massimo. Grazie mille. Ciao Massimo. Ciao. Quindi, quando si è determinati a fare una cosa, tutto si fa. Se uno ci crede veramente, è una cosa banale anche questa, però io faccio 5 di allenamento e voglio comunque arrivare a certi obiettivi, si fanno, perché li vuoi. Punto. Ma ti richiama niente, e questo secondo me è il punto, ti richiama niente rispetto a quello che secondo me è il quotidiano nostro modo d'agire. Cioè, noi abbiamo un obiettivo, abbiamo quell'obiettivo, dobbiamo raggiungere quell'obiettivo, facciamo tutto per raggiungere quell'obiettivo, ci impegniamo sull'obiettivo, recitiamo sull'obiettivo, mettiamo l'obiettivo in gonfio. Questo qui, che neanche praticava, ha aperto la mente e ha detto: io non voglio essere esclusivamente un campione del mondo, io voglio essere anche dottore. Guarda, c'è da imparare da questa persona per come si è comportato. Non è detto che sono esclusivamente nostro perché siamo buddisti. No. Quindi su, un po' di rissa. Oh, ammazziamo. Con la forza di volontà si può andare avanti con determinazione.
la determinazione, il coraggio, la voglia di fare. Crederci fortemente in una cosa. Apri il cuore. No, ma lo studio serve proprio per studiare tutti i giorni un po'. Lo studio è necessario, si allena la mente, non solo il fisico, non solo il muscolo del corpo, ma anche la mente. Ma comunque serve lo studio. La voglia di voler fare tanti sacrifici, perché di sicuro portare avanti due strade vi vale a dire fare tanti sacrifici, quindi non aver paura di portarle avanti entrambe magari. No, ma infatti secondo me l'atteggiamento spesso per noi è un ostacolo, eh? Cioè a livello buddista noi ci mettiamo in testa una cosa, poi ce la giochiamo, nel senso, anzi, a questo proposito, guarda, mi sono fatto, voglio sentire i propri baccetti. Cioè noi ci diamo un obiettivo e quell'obiettivo cerchiamo di raggiungerlo, poi siamo anche allenati con lo studio a sapere, ciao Gregorio, che se non raggiungiamo quell'obiettivo c'è un motivo. Ok, e questo mi sta bene, ma quanti di noi si danno 2-3 obiettivi così importanti da raggiungere? Te come la vedi, Baccio? Dimmi la tua, perché so che è vecchia data. Anche Nadia va bene, perché tanto la telecamera è la stessa. Perché ho fatto parlare tutto tranne me, non so se l'hai notato. Ma non so se hai notato il nome che vi ho dato. No. Io sì, io davo Nadia e Nadia. Fantastico. Ero tentato da darvi i Nadi, poi. Sei proprio un cretino. Ale, giù è. Senza speranza. Senti, io ti dico, diciamo, nel passato, io ho sempre fatto una volta alla volta, di verità. Due cose insieme, non c'ho tanti ricordi. E sei un maschio, siete capaci di fare due cose? Non ero un maschio neanche lui. Vabbè, perché io... Però occorreva sapevo, no, dicevo... Va bene, quando mi ricordo iniziare a praticare, portavo avanti la fotografia e, l'allenamento per l'arrampicata libera. Effettivamente, ho ripensato, ci erano due cose che poi hanno portato i frutti, insomma, parecchi frutti. Sì. Però c'avevo più la tendenza, diciamo, a concentrarmi più quando c'era una cosa materiale su quella lì, finché non l'avevo realizzata. Su un po' sì, via. Non so come spiegarmi. Yeah, facciamo parlare anche Nadia, perché se no... grazie! Va bene, ora che abbiamo sentito Nadia... Allora, io ho sempre avuto più di un obiettivo alla volta, invece, contrariamente ai baccetti. E, per esempio, quando mi sono laureata in medicina, contemporaneamente ho preso anche il diploma al conservatorio in violino. E anche adesso, per esempio, oggi ho dato una materia all'università. Cosa ridi? Certo, volevo dire. Ho dato una materia. Applausi, per favore! Lei non lo sa che finisce su YouTube. E niente, quindi in realtà sì, si può fare. Certo, non è facile, che vuol dire. Perché ci si deve concentrare tanto, si deve avere grande forza di volontà, però sicuramente è una cosa fattibile. Ottenere più, cercare di raggiungere più obiettivi contemporaneamente è possibile, sì, è dura, però insomma dipende da quanta determinazione si ha, da quanto voglia si ha di farlo, e anche probabilmente da quanto si crede in se stessi, che è fondamentale, e quello sicuramente è una cosa fondamentale, il fatto di avere stima di sé, insomma, credere di potercela fare, ecco, perché se uno parte con l'idea tanto non ce la faccio, si sa, no? Legge d'attrazione, non ci si farà mai. Quindi sì,
è possibile, anzi secondo me è anche una cosa bella, perché ti evita anche di, che a volte ti si fissa, no, sulle cose, magari se uno ha un obiettivo solo, pensa solo a quello, e se non lo raggiunge magari pensa di, insomma, non essere capace di aver fallito. Invece avere più obiettivi, questo è anche un modo, no, per diversificare, non focalizzarsi troppo su una cosa sola, ecco. Qualcuno vuole aggiungere? Vogliamo chiudere? Non c'è. Io sto prendendo la batteria, quindi tra due minuti. Anch'io. Nadia, non ho capito quale esame hai dato oggi. Violino. Oggi esame hai dato. Ah, demo etno antropologia. Ah, sì, 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 l'ho fatto anch'io. Eh. Ah, sì, sì, sì. Te non ci crederai, ma l'ho dato anch'io settimana scorsa. Ah, Dio, ma è che pensavo io. Voi siete gorilla. E io credevo tu avessi fatto chissà cosa, invece la la termografia. Gorilla in che senso? Scusa. Che sei peloso e brutto. Sì, sei peloso e brutto. Allora ragazzi, siamo ai saluti, vi ringrazio per aver partecipato tutti stasera, mi ha fatto veramente piacere che ci fossero 16/17 con Nadio e Nadia. Grazie. E l'ultimo pensiero prima di chiudere, che è una frase che mi ha colpito, è proprio l'ultima frase che dice Mennea: il campione nello sport è chi sa vincere ogni giorno anche nella vita. Secondo me questa è bellissima, perché riportata a noi ci si può riempire la bocca quanto si vuole col buddismo, con la determinazione, la voglia di bla 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 bla, ma poi se la stessa determinazione non la sporta nella vita quotidiana di tutti i giorni, si è fatto per parlare. Con questa frasona chiudo e vi saluto tutti. Alla prossima. Ciao ragazzi. Buonanotte. Buonanotte a tutti, grazie. Ciao. Bacioni. Spero che ti sia piaciuto e possa esserti stato utile. Se è così, metti un like per sostenere il canale e magari scrivi un commento qua sotto. Se non vuoi perderti i prossimi video, iscriviti e metti la campanellina. Grazie per la visione, a presto!